Buongiorno a tutti e buongiorno a tutte. Siamo al secondo appuntamento con Liberi Tutti e oggi parliamo un po' del perché abbiamo bisogno di maestri. Dovete sapere che la figura del maestro è un archetipo. Tutte le società antiche, e direi che fin dalla notte dei tempi, esiste la figura del saggio, la figura del sapiente, la figura della guida. In qualche modo quell'essere che rappresenta un riferimento. Pensate alle tribù con lo sciamano, pensate alle popolazioni del mondo antico che avevano una guida spirituale, che spesso era una guida politica anche, pensate a quello che succede ancora oggigiorno in molti paesi che oggi sono ben noti alla cronaca attuale. Che cosa c'è nella figura del maestro che è così importante per noi? Indubbiamente la figura del maestro, del saggio, del sapiente, della guida incarna quell'ideale di cui tutti noi abbiamo bisogno, e cioè qualcuno che sa, qualcuno che può guidarci, qualcuno a cui fare riferimento, qualcuno che ha quel carisma in grado di darci la sicurezza, di poter ricevere un consiglio, di poter ricevere un'indicazione. Bene, carisma è una parola molto profonda. Viene dal greco charis, che significa grazia. Allora, il maestro dovrebbe avere una grazia, dovrebbe avere quella forza che è una emanazione, appunto ciò che emana dalla sua grazia interiore. Tuttavia oggi assistiamo a un pullulare di maestri o sedicenti tali, e forse questa è anche una cifra del narcisismo che abita la nostra epoca. Diciamo che diventa maestro chiunque, volendo. Diventa maestro chi ha acquisito molto potere, diventa maestro chi ha acquisito ricchezza. Insomma, diventa maestro chi ha fatto qualcosa che gli altri reputano o straordinario o che vorrebbero raggiungere anche loro. E quindi si aspettano che, sapendo che cosa ha fatto questa persona, e quindi in qualche modo imparando da questa persona, accada anche a loro. Soltanto che ognuno di noi è in viaggio, ognuno di noi ha un percorso. E non è provando a imitare quello che ha fatto qualcun altro che portiamo avanti il nostro percorso, che è unico e inimitabile. Allora ci dovremmo chiedere effettivamente cosa significa il maestro oggi, qual è l'archetipo del maestro a cui oggi possiamo fare riferimento. E come avevo preannunciato nel precedente post, l'unico vero maestro è il maestro che noi abbiamo dentro. Soltanto che siamo troppo impegnati a pensare, a criticare, a giudicare, a confrontare per sentirne la voce molto spesso. Allora vediamo quale potrebbe essere un piccolo vademecum per, come dire, orientarsi in questa giungla di maestri che compaiono, scompaiono, riappaiono, alcuni dei quali certamente validi e preziosi e altri invece forse proiezione del nostro bisogno di avere qualcuno che ci dice come dobbiamo fare invece che prendere in mano noi la nostra personale storia, il viaggio della nostra anima. Allora, certamente un maestro è una persona libera, o meglio ancora, è un'anima libera. E l'unico modo per capire se un'anima è libera è sentire come ti senti tu accanto a quell'anima, o leggendo quello che l'anima scrive, o frequentando un corso, o essendo in qualche modo a contatto con quella figura. Se un'anima è libera, le persone che sono accanto a quell'anima si sentono libere altrettanto. Perciò il primo step è quello di vedere che cosa percepite voi in relazione ad uno scritto, ad un articolo, ad un corso, ad un libro, alla figura di un formatore. Vi sentite liberi? Vi sentite vibrare di più? Vi sentite più vicini a quello che voi siete e in uno stato di maggiore presenza? Allora può essere un buon maestro per voi in quel momento. E questa è sicuramente la prima indicazione. La seconda, che vuole essere una semplice condivisione, ed è qualcosa che io ho imparato nel tempo. Io, come tutti quanti, ho cercato maestri, e tra l'altro quando si cercano difficilmente si trovano. Ma ho imparato una cosa negli incontri con i diversi maestri che hanno costellato il mio percorso, che il maestro autentico non ti dà risposte, non ti dà soluzioni e soprattutto non ti dice come dovresti essere e che cosa dovresti fare. Il maestro autentico ti fa domande e ti fa domande che in qualche modo
ti costringono a fare un passo, ti costringono a fare un percorso. A volte ho trovato nelle domande delle persone che mi si avvicinavano più insegnamento che negli insegnamenti di quelli a cui mi rivolgevo pensando di imparare qualcosa. Quindi il secondo punto è: che tipo di domande ricevete dai maestri a cui vi rivolgete? E infine il terzo aspetto riguarda la possibilità di sentire che venite invitati fortemente all'originalità dentro di voi, che non vi vengono fornite delle pratiche, che non vi vengono fornite delle tecniche, che non vi vengono forniti degli esercizi. Le tecniche, le pratiche, gli esercizi possono essere un utile aiuto, ma non esiste esercizio più potente che non l'esercizio di essere voi stessi. E a volte, come diceva Hillman, bisogna invecchiare per scoprire quali sono le proprie tendenze. Ci vuole tempo per scoprire quali sono le proprie inclinazioni. Ecco, direi che forse l'unico vero maestro è il tempo lineare nel quale noi viaggiamo e nel quale noi sperimentiamo mano a mano quelli che siamo, a patto che accettiamo di fare un viaggio in noi stessi, verso di noi. Buona giornata a tutti.